del canale Tao Power Life. Oggi predichiamo Lu Yong. Lu significa corpo, Yong addestramento, addestramento del corpo. È un'antica disciplina tibetana e questo esercizio, l'esercizio che faremo oggi, serve per alleviare le malattie del fegato e i casi di diarrea. È un esercizio molto semplice che si concluderà dopo con le tre respirazioni Lu Yong, che sono quelle con cui noi andiamo ad inspirare questa posizione e mentre espiriamo emettiamo il suono. Ok, ma prima di spiegare l'esercizio mettete un like se non l'avete fatto e se trovate l'argomento interessante iscrivetevi al canale di Tao Power Life e cominciamo subito ora la pratica. Ci mettiamo in posizione di loto. Abbracciamo con le braccia i gomiti del braccio opposto e quindi con la mano destra il gomito sinistro, con la mano sinistra il gomito destro in questa posizione. Da questa posizione quello che dovremmo fare è semplicemente inspirare andando su e alzando, cioè spingendo le spalle nel più interno possibile, mantenere la posizione, ritenzione del respiro e poi espirare lentamente verso il basso. Faremo questo esercizio 7 ripetizioni, poi concluderemo con la respirazione Lu Yong per 3 volte. In fase di espirazione, ripeto, emettiamo il suono con la bocca, con una liberazione. Quindi, cominciamo, posizioni gambe incrociate, prendiamo con le mani i gomiti opposti, manteniamo questa posizione per tutto l'esercizio, teniamola e cominciamo con le 7 ripetizioni. Buona pratica! Segue l'ampiezza del respiro. È tanto più lento quanto è più lento il respiro. Le braccia e ispiriamo con i palmi rivolti verso l'alto, col naso e ispiriamo poi con la bocca. Mettiamo i palmi di fronte al dantien, sopra il dantien, chiudiamo gli occhi, respiriamo lentamente e sentiamo le percezioni.
così questa pratica che serve per alleviare le malattie del fegato e anche i casi di diarrea, quindi nei casi in cui l'intestino quindi necessita di essere regolato. E potete praticare una volta al giorno o a necessità anche più volte al giorno questa pratica. Fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Ciao!